Sicuramente è ancora presto per valutare l'impatto del nuovo codice della crisi sui tempi della giustizia e quindi sulla velocità dei tribunali, però abbiamo analizzato l'impatto sui volumi e sul carico di lavoro che hanno avuto i tribunali nel 2023 e abbiamo visto che non c'è un netto calo, una netta differenza, ma anzi forse un aumento del volume di lavoro, delle nuove procedure concorsuali che riguardano fallimenti e liquidazioni giudiziali nel 2023 in Italia. Quindi abbiamo un aumento del circa il 9%. Accompagnato anche da un'Italia che non ha abbracciato in maniera omogenea il nuovo codice della crisi. Infatti vediamo che ancora nella prima metà del 2023 degli strascichi di fallimenti che si sono stati aperti e iscritti a ruolo nel 2023, dopo quasi un anno dall'entrata in vigore appunto del nuovo codice. Molti nostri clienti già adottano la tecnologia per analizzare al meglio, in maniera automatica e veloce, questi portafogli e queste posizioni. Ci piacerebbe vedere che anche dal punto di vista dei tribunali e quindi della giustizia ci fosse un maggiore avvicinamento alla digitalizzazione, anche in maniera omogenea su tutti i tribunali italiani, poiché vediamo tribunali a diverse velocità anche in base all'adozione e all'aggiornamento dei dati che pubblicano quotidianamente.